Oltre 500 i docenti e le docenti presenti al settembre pedagogico, una 2 giorni con un tema molto chiaro, quello che è la scuola e che cambia. Proseguono questi appuntamenti con le settimane pedagogiche nella città di Andria. Quali i temi di questa edizione? Siamo alla 13ª edizione, il tema è la scuola che cambia, inteso non soltanto in riferimento ai cambiamenti che si susseguono nel mondo scolastico, ma soprattutto sull'importanza formativa della scuola che incide sull'alunno, lo trasforma, lo cambia, diciamo, investe tutta la sua persona. Il Comune di Andria ovviamente continua a essere al fianco di questa iniziativa. Sì, il Comune di Andria non poteva non essere al fianco appunto del CISA, che anche quest'anno giunge ad una nuova appunto edizione del settembre pedagogico, con un argomento che abbiamo appunto condiviso, considerato che riguarda in particolar modo la gestione della classe, quindi richiama in particolar modo l'importanza del ruolo dei docenti. Possiamo ovviamente affermare che la scuola è in continuo mutamento. Decisamente sì, e tra l'altro è un po' una sorta di paradosso, nel senso che gli insegnanti hanno come primo obiettivo quello di far cambiare i ragazzi, promuovere il cambiamento nei bambini, nei ragazzi più grandi, e questo li porta a confrontarsi con complessità sempre maggiori, quindi per loro è necessario avere degli strumenti per acquisire flessibilità. Ecco, e si modificano naturalmente anche le metodologie. Decisamente, è necessario modificarle, è necessario aggiornarle e soprattutto avere dei riferimenti rigorosi, quindi un metodo rigoroso che però non divenga rigido, perché altrimenti si rischia di cadere in trappole che molto spesso vengono reiterate senza accorgersi che peggiorano la situazione anziché migliorarla. Da Andria per News 24.7, Stefano Massaro.